E se le grandi serie TV con gente in carne ed ossa hanno saputo deluderci alla grande, proprio come vi raccontavo in quest'altro video qui, ecco correrci in aiuto il mondo dell'animazione. Perciò bentrovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 colpi di scena nei cartoni che ci hanno fatto dire wow o anche no o persino yeah, ma comunque ci hanno lasciato abbastanza scioccati e per fortuna in senso positivo, narrativamente parlando. Magari poi la serie da unico Corni, orsetti, arcobaleno è diventato un incubo horror dopo la svolta, ma basta che il cambio sia stato fatto alla grande. E dopo avervi ovviamente scagliato addosso un allarme spoiler grosso con la sede di un network internazionale, direi di iniziare dalla numero 10, il passato di Re Ghiaccio in Adventure Time. Hello, my name is Simon Petrikov. I am recording this tape so that people will know my story. Nel corso del loro peregrinare, Finn e Jake trovano a un certo punto una specie di videolog diario di Re Ghiaccio e arrivano così a fare una scoperta allucinante e letteralmente da far cadere la mascella riguardo alla loro congelante nemesi. 1000 anni prima delle avventure dei due, il malvagio sovrano era un essere umano di nome Simon Petrikov, che dopo aver trovato la corona magica venne man mano dotato di poteri tipo quelli di Elsa di Frozen, ma al costo della sua sanità mentale, altamente compromessa quanto un ghiacciolo congelato e scongelato più volte. E questo, ovviamente, cambia tutto nella considerazione del super cattivone e della sua spasmodica ricerca di principesse. Poverino, è solo una questione di nostalgia e di turbe psichiche, ma vabbè. Il povero Simon aveva una vita normale, un'amata che chiamava, e qui si scoprono gli altarini, principessa, ed era persino amico di una giovane e non ancora regina dei vampiri Marceline. Ovviamente, come molti buoni passati al lato oscuro, concedetemi questa definizione, ricordare il passato è una delle cose che lo mandano ancora in crisi. Alla numero 9, il segreto della famiglia Butterfly in Marco e Star contro le forze del male. Festivia. Don't worry, we'll get to the bottom of this. Cosa si viene a scoprire in un coup de théâtre che sembra più ricordare un dramma vittoriano alla Jane Eyre che non una serie animata in onda su Disney Channel? Si scopre che Eclipsa Butterfly, ovvero la regina, nonché presunta bis, spero di averli detti tutti, nonna della protagonista Star, una volta aveva una figlia, che era però un mostruoso ibrido, che pertanto non compare nella l'albero genealogico della famiglia. E non compare perché, come capiamo guardando lo show, Eclipsa ha fatto di tutto pur di non rivelare la cosa al mondo. E quindi, visto che quella figlia mostruosa doveva ereditare un giorno il trono, la madre la fece sostituire in culla con un'altra bambina, che venne cresciuta come principessa, mentre la vera principessa viveva segregata da tutti. Star, alla notizia, tipo, è sconvolta, e te credo, capendo da questo che tutta la sua stirpe in realtà potrebbe non essere considerata di sangue blu e che la sua famiglia quindi ha sostituito la famiglia reale. Ci sono un po' di vibes all'Attack on Titan. Per fortuna i toni sono decisamente meno drammatici, anche se non si direbbe. Alla numero 8, la minaccia di Uhtrum Schroeder in Tartarughe Ninja, la serie del 2003. None of you will leave here alive. A un certo punto della serie sequel, remake, reboot, quello che è, le nostre amiche col guscio e la passione per la pizza provano per l'ennesima volta a distruggere una volta per tutte Schroeder. Ma quando sono lì per abbatterlo, pam, first reaction, shock, Schroeder non è Schroeder, ma è soltanto un Uhtrum, un alieno di una razza, artefice originale del mutageno che ha creato le tartarughe, Splinter, Rocksteady, Bebop e Company, appartenente alla stessa specie di Krang. E questo Uhtrum ribelle, dopo aver provato a sovvertire le sorti del suo stesso pianeta ed essersi ribellato, è fuggito sulla Terra, nascondendosi sotto la maschera del vero Schroeder, che tempo prima giurò proprio di cancellare gli Uhtrum dall'esistenza, e così chiunque gli sbarrasse la strada, quindi anche Splinter e le tartarughe ninja.
E stando al canon in questa serie sequel, questo Shredder è lo stesso Shredder delle prime serie animate anni 90 e dei film. Questo spiegherebbe come mai sembri indistruttibile e irrefrenabile dalla sua ricerca di potere e cambia decisamente le considerazioni sul feroce capo del clan del piede. E si spiegherebbe anche come mai l'organizzazione di ninja cattivi si chiami così, anche volendo gli Utrom non ce li hanno i piedi. Alla numero 7, la verità su Amon nella leggenda di Korra. How did your brother end up becoming Amon? Fin dai suoi primi giorni come nuova avatar, la nostra Korra si trova alle prese con la minaccia del misterioso Amon, apparentemente un feroce rivoluzionario che, interessante filosofia, devo dire, cerca di destituire la società e di riequilibrare tutte le differenze, sottraendo definitivamente i poteri dei vari dominatori di aria, fuoco e compagnia bella, e pare riuscirci anche grazie a degli strani poteri mistici. Ma è qui che casca l'asino e anche il nostro cervello, perché viene pian piano rivelato che lo stesso Amon appartiene a sua volta ad una stirpe di dominatori, i cosiddetti dominatori del sangue, il cui dono è appunto il controllo sul controllo altrui. Spero di essermi spiegata. È come se riuscisse a controllare il potere dei retaggi altrui, indebolendoli. E se da un lato, quindi, si svela sostanzialmente una posa di facciata, la sua missione resta dannatamente reale, con tutto quello che suo padre ha fatto per convincerlo e temprarlo verso l'obiettivo. Quindi, il cattivissimo Amon è solo un povero bimbo cresciuto in una famiglia disfunzionale come se ne sono viste poche. Abbiamo un minimo di perdono nei suoi confronti. Alla numero 6, il desiderio segreto di Timmy in due fantagenitori. According to the Fairy Council, your history of dangerous wishes makes you the worst fairy god kid ever. What? Dunque, il protagonista Timmy finisce sotto processo per essere, come dire, un po' un disastro, ma sembra che le cose volgano al meglio per lui, almeno fino a quando Fup sgancia una mina clamorosa in aula. Timmy ha espresso un desiderio segreto, che poi sarebbe questo: tutti smettano di invecchiare, così che io possa tenere vivo e al sicuro il mio segreto. E questo desiderio lo ha espresso 50 anni fa, quando per la prima volta gli furono affidati Cosmo e Wanda, i due fantagenitori per l'appunto. E dunque, dal pilota della serie sono trascorse 5 decadi. Ma allora non avevamo capito niente della serie fino a Storyville? Praticamente no, non male. Sicuramente non l'unico colpo di scena temporale che si sia visto, ma uno di quelli sceneggiati molto bene e molto ben studiati per mantenere l'illusione. Alla fine comunque non costituisce un problema e tutti possono tornare a fare quello che facevano ormai da 50 anni. Alla numero 5, Chad è un doppio giochista in Nome in Codice Commando Nuovi Diavoli. What are you doing here? Chad Dixon, nome in codice Nambo 274, era sempre stato considerato il migliore della squadra speciale, almeno fino al drastico reveal accaduto all'alba del suo 13esimo compleanno, svelando il suo tradimento e il suo agire sotto copertura. Da allora diviene uno dei villain più ricorrenti dello show, nemesi di Nambo 1. Ma è davvero questa la sua missione? Contrastare e annientare gli ex compari? Nel penultimo episodio si scopre l'altarino definitivo. Chad ha sempre lavorato come agente sotto copertura per il Commando Nuovi Diavoli ed ogni volta che si è scontrato con la squadra e con Nambo 1 in realtà stava cercando di aiutare il team o facendo guadagnare loro tempo o provando a suggerire nuove prospettive. In generale, da cattivo traditore lo si scopre essere Donny Brasco, un ottimo Donny Brasco. E tra l'altro, mentre abbandona definitivamente il gruppo, lancia un messaggio criptico al suo pupillo. Ce ne sono altri. Cosa avrà voluto dire? Alla numero 4, il vero Seymour Skinner nei Simpson. Ma come, fra? Ma questo reveal non fa anche parte dei peggiori colpi di scena nella storia delle serie televisive? Sì, e infatti lo trovate anche in questa lista, ma ciò non toglie comunque che nessuno se lo aspettasse e che il reveal abbia scatenato il dibattito tra i fan. Penso ve lo ricordiate, nona stagione, per il suo ventennale come direttore, Skinner rivela di non essere il vero Seymour, ma anzi, era solo un commilitone, un sottoposto, a ben vedere, del vero sergente, nato come Armin Tamzarian, che dopo che il superiore era stato dato morto in Vietnam, non riuscendo a rivelare la triste notizia all'anziana madre, la signora Enid, decise di sostituirsi a lui e perpetrarne la memoria o un qualcosa del genere.
Fu un ottimo tentativo di ridare un po' di brio allo show, ma a differenza di alcuni exploit geniali dello stesso periodo, tipo il grande mistero su chi abbia sparato al signor Burns, questa scelta fece tanto scalpore e chiasso che da allora si è fatto di tutto per fingere che non sia mai successo. Sconvolgente però, era sconvolgente. My real name is Armin Tamzarian. Alla numero 3, il golpe del Morty malvagio in Rick and Morty. La conclusione della puntata numero 10 della prima stagione, quella con For the Damage Coda dei Blonde Redhead come soundtrack, già diventata meme anni fa, è a mio parere una delle migliori della serie. Soprattutto perché fa da pinza ad uno dei colpi di scena migliori dello show. Quando infatti, nella quinta stagione, alla cittadella dei Rick di tutti gli universi è tempo di elezioni e un piccolo stupido Morty osa candidarsi, tutti ridono dinanzi a tanto coraggio e ambizione. E incredibilmente questo Morty vince e sale al potere, promettendo di abbattere, una volta per tutte, le divisioni classiste di controllo tra i Rick e i Morty. Ma sul serio ci avevate creduto? Peccato per voi, perché in realtà quello è solo il Morty malvagio della prima stagione, riuscito nuovamente a nascondersi e spacciarsi per un idiota, mentre nel frattempo piastrellava la sua strada verso la presidenza e il controllo totale. E infatti, la sua prima mossa, molto democratica, è quella di liberarsi di tutti i Rick e Morty che non sono d'accordo con lui. Questa è la dimostrazione di quello che dico sempre, cioè che il grande trucco del diavolo, diciamolo insieme, è far credere che non esista. Beaches are for campaigning. Now is the time for action. Alla numero 2, l'identità dell'autore in Gravity Falls. Dall'inizio della serie c'è una sola domanda che tormenta i protagonisti e gli spettatori. Chi diavolo scrive il diario che Dipper trova? Beh, quello che si scopre essere solo uno dei tre volumi che compongono questa cronaca è opera di Ford Pines, niente meno che il fratello gemello di nonno Stan, considerato scomparso da anni. Ford divenne un tempo ossessionato dall'aura sovrannaturale che circonda l'area del campeggio e raccolse le informazioni ottenute con lo studio in questi tre volumi, solo per poi lasciarseli abbandonati alle spalle quando venne in qualche modo risucchiato via da un portale dimensionale nel corso di uno scontro proprio con nonno Stan. E sta cosa però arrivò proprio come un mindfuck totale, perché poi, a ben guardarsi indietro negli altri episodi, c'era tutta una serie di subdoli indizi indirizzati, forse a farcelo capire. Well played. E prima di svelare la nostra numero uno, mio Dio, mi sembra eterna sta lista, ecco alcune menzioni onorevoli come Mr. Crab e Plankton erano migliori amici in SpongeBob e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i due litigarono perché Crab non voleva approfittarsi dei clienti del ristorante che avevano aperto insieme. Sì, sembra assurdo, ma è così. E poi, per concludere, il vero padre di Karai in Tartarughe Ninja, la serie del 2012, in cui si scopre che fu rapita da Shredder da casa del suo vero genitore, ovvero il maestro Splinter. Se non volete che i vostri cartoni preferiti abbiano da regalarvi solo colpi di scena scontati e banali, come, che ne so, qualcosa di banale, cliccate la campanella degli avvisi, sia di questo che del nostro secondo canale, WatchMojo Plus Italia. E alla numero 1, la vera Rose Quartz in Steven Universe. Si era sempre creduto che Rose Quartz, leader ammirata del gruppo ribelle chiamato Crystal Gems, o Gemme di Cristallo, nonché madre del nostro Stefano Universo, fosse riuscita a distruggere Pink Diamond, e questo era dato per certo, anche se c'era qualche piccolo dettaglio che poteva suggerire qualche altra idea. E infatti, nella quinta stagione, si scopre che Rose Quartz non ha distrutto Pink Diamond, ma è lei stessa Pink Diamond. Infatti, aveva sempre e solo interpretato Rose Quartz per infiammare il movimento ribelle e poi fingere la sua stessa morte in modo da pacificare il conflitto tra la sua razza e i difensori del pianeta Terra, obbligando poi Perla, unica a conoscere i fatti, a mantenere il segreto. Ed è meraviglioso vedere come
come il personaggio abbia scelto di rinunciare al suo titolo di reale per combattere per ciò che amava davvero, andando a distruggere la se stessa del passato pur di dare qualcosa in cui credere a tutti coloro che combattevano l'ingiustizia. Sì, detta così sembra più una roba scontata alla Power Rangers, ma quando hanno svelato la verità nell'episodio Una rosa senza spine, secondo me sono colati i cervelli dagli occhi della gente, perché spesso la verità è celata solo a chi non vuole vederla. Questa conclusione non aveva alcun senso, però suonava abbastanza bene. So, Pink Diamond, huh? Allora, piaciuta la nostra lista? Fatecelo sapere nei commenti e di nuovo, fino a che non vi iscrivete tutti quanti in massa, iscrivetevi a questo canale e anche a Watch Mojo Plus Italia.